Dai, rifallo, ma mezzanotte, mezzanotte! Auguri figlio! Dovrebbe partire la musichetta, tutto adesso posso ringraziare tutti quelli che hanno fatto gli auguri prima. Grazie. Allora, grazie. Adesso questo remisterio. Premi un pulsante. Questo remisterio e questa grafica iniziale merita. Adesso crasha. Può darsi. Esatto. Ah, ma sono le famose scintille che vedevi tu quella volta là della stufa. Vedi che l'hanno. Era precursore. Solite cose da selezionare. Licenze varie. Accetta. E ci siamo, benvenuto a WWE 2K22. Sono Drew Gulak, superstar WWE, leggendario preparatore. E ci segue per trasformarti in un campione. Anche. WWE 2K22 offre un sistema di combattimento rinnovato con tantissime nuove e fantastiche funzionalità. Vuoi affrontare un rapido tutorial per imparare le basi? Sarà meglio. Dai, giusto per vedere cosa cambia. Lo fa lui. Sì, però tutorial. Se partiamo con Drew Gulak, partiamo male, cazzo. C'era qualcun altro. Vabbè, che lui... è così che ci sta guardando. Esatto. Ci ha raidato l'altra volta. Esatto. Benvenuto a WWE 2K22. Mi chiamo Drew Gulak, sono famoso per essere un genio della tecnica sul ring, ma forse non sai che sono un genio anche nell'allenamento delle superstar WWE. Ho portato al top le carriere di moltissimi atleti, i risultati parlano da soli. Però questo gioco una cosa giusta la sta facendo. Non mente, questo gioco non mente. Dobbiamo prendere i nostri oggetti di scena. È vero, dobbiamo festeggiare il compleanno. Benvenuto in alto. Allora, io c'ho una cosa. So che fa un po' ridere. Non avevo le candeline. Oddio, Che lui è stato qua tutta sera, ma non si è mai accorto che questa è la tua. Questa è la tua torta. No, che me la tirano in faccia adesso. E ho messo un bacchetto di legno. Ha messo un bacchetto che tra l'altro hai trovato fuori in giardino, mi sa, il bacchetto. E che è andato su 40 volte a cercare. No, non è un ciucciato, l'ho unto di olio. Auguri! Grazie! Devo soffiarci sopra. Esprimi un desiderio. Guarda come va bene, perché l'ho intinto nell'olio. Soffia però che si spegne. L'olio delle macchine. Auguri! Grazie! Grazie a tutti. Adesso Vincenzo. Adesso una fettina per uno. Vincenzo del Kiri, che bacchetto è quello lì? Palo santo. Non lo so. Se vuoi mangiarlo. Se vuoi mangiarlo, perché era solo di scena? No, gli oggetti di scena sono ancora nascosti. Gli oggetti di scena sono da mangiare. Ah, sono fuori proprio. Bisogna uscire. Adesso dove lo impianto questo? Beh, lo impianto e te lo dico io dove te lo metto. Non c'è niente. Prende fuoco. Te lo dico io. Al massimo bruciamo in diretta, ragazzi. Vabbè, facciamo metà allora. Perché siamo in tre, facciamo metà. No, io metà. Non lo mangio. Ah, già lui non mangia. Metardi facciamo. Cioè, stiamo qua a dividerci anche un plum cake, ragazzi. No, è la torta. Un terzo è andato in terra. È il tuo quello in terra. E ci vai giù a mangiare come i cagnolini. Segula, tira fuori la vodka. Comunque, no, la gente apprezza questa cake, festa. Il plum cake è ma io delle brioche più buone. Ma io voglio le altre cose io. Soprattutto quella integrale, questa non è integrale. Devi berci giù un litro di. Comunque, Peppino, Roman Reigns ha il. Polema. Il peperoncino. Il peperoncino. Tu hai questi. Allora, presi direttamente dalle Hawaii. Dalle Hawaii. Ancora uno. Anche l'altro. Ancora le Hawaii. Però questi li devo riportare indietro perché non è roba mia. Vabbè, i miei occhiali questi sono più belli. Ho scritto buon compleanno per Pigno, devi togliere i tuoi però mi sa, Io cosa vedo dopo? Pensate alla gente che è sveglia per guardare il gioco e noi facciamo queste puttanate. L'ultima cosa, so che le volevi qui ma non sono riuscito a portarti quelle vere. Qualcosa siamo riusciti qualcosa a fare. Qualcosa però sono riuscito a prendere.
delle tette finte da mettere in testa. Ho capito, ma c'ho già le cuffie. Dai, dai, è il tuo compleanno, non puoi esimerti. Insomma, non guardarle da e adesso possiamo ricominciare. Se vuoi te le strizzo anche, ti strizzo una tetta se vuoi. Io devo far tutta la live. Non abbiamo una pizza perché è mezzanotte di lunedì sera. Uno spettacolo, uno io spettacolo. Io devo fare tutta la live così. Tutta, e poi dopo devo farti una foto prima di spegnere. E poi ci canto anche sopra. D'estate muoio un po'. Come ballano le tette? Beh, torniamo al gioco, torniamo al gioco, ragazzi. Eccoci l'allenamento. Ballano. Cominciamo con le basi dell'attacco. Ci sono tre comandi principali per gli attacchi: attacco leggero X, attacco pesante A, presa B. Dopo questo piccolo assaggio, ecco. Però io faccio devo dire, assaggio, allora. Devo dire, è più complicato. Però secondo me non è male. Allora, ci sono un po' pacchetto Undertaker Immortale, pacchetto La Mia Fazione, pacchetto d'oro NWO for Life, Superstar Hollywood Hogan, Scott Hall, Kevin Nash, Six, Eric Bischoff, Arene. Eric Bischoff? Schermata principale, ragazzi. C'è Stefani là sotto. Schermata principale. My GMO. Esibizione, Showcase, Universe, La Mia Ascesa, My Rise, La Mia Fazione e il mio GM. Lander. Poi abbiamo creazioni, superstar, titolo, entrata, vittoria, set di mosse, match personalizzati, video, Money in the Bank. Mi piace perché show, set di mosse ci mettono Becky Lynch come arena. Se ne avesse negozio, roster extra, jukebox. Andiamo a vedere il roster. Aspetta, il negozio cosa c'è? Al negozio c'è un negozio, venderanno qualcosa, no? La mia fazione è con le carte, qui stanno i pacchetti con le carte e altro. Ok. Va bene, va bene. Pep Squad si è abbonato, quindi concorrerà anche lui alla vincita di una Xbox Series X. Andiamo a vedere, ragazzi. Esibizione. 1 contro 1, 2 contro 2, Fatal 4-Way, 6 Man, Handicap, Torneo, Royal Rumble, Hitman. Prima di questo non era meglio guardare il roster, così vediamo chi abbiamo e poi andiamo a vedere le stipulazioni. Ma ne sto facendo vedere in ordine, mi fa vedere questo. Beh, però... Comunque, anche quest'anno il 5 contro 5 eliminazione non sempre ci sta. Non si può, però c'è. Comunque io credo che quest'anno il gioco che andrà per la maggiore per questo gioco sarà l'Handicap, che rappresenterà il gioco in sé. Sono curioso di vedere il Rumble se c'è a 40. Ovviamente no, 20, però c'è a 10 e a 20. E 30. E 30, ovviamente. Perché sembri Mork di Mork e Mindy? Ah beh sì, un po' sì. Uno contro uno, abbiamo un match normale, backstage brawl, ladder. Michele Empi o Spada Vecchia? No! Sì, grazie. Sì. Michele Pio, sei veramente tu? Io ho forti dubbi. Comunque Michele Pio Spadavecchia se ne è abbonato. Grazie. Ma il poker ci segue. Ladder, TLC, Steel Cage, Last Time Spending, Submission, No Horse Barred, Iron Man, Hell in a Cell, Table Street Rules, False Count Anywhere. Avevano ragione quelli che dicevano che non c'erano nuove stipulazioni. Infatti non ci sono nuove stipulazioni. Stipulazioni per ora identiche a quelle di 3 anni fa. Esatto, roba da matti. Ma nemmeno un arbitro speciale. Una stipulazione banale, però mettetela, arbitro speciale. Fate vedere che qualcosa avete aggiunto. Non avete aggiunto un cazzo. Strano, perché quel gioco qua sembrava bello. Allora, no, non vediamo le stipulazioni degli altri. 2 contro 2 abbiamo tag team misto. Tag team misto forse non c'era, però. No. C'era tag team misto? Mi sembra di no. Steel Cage, Tables Tag, TLC Tag, Ladder Tag, Hell in a Cell, Extreme Rules, Tornado Tag. Dicono di vedere match personalizzati. E dopo andiamo a vederli. Vai a vedere tutti. Fatal 4-Way, abbiamo Ladder, TLC, Steel Cage, Fatal, False Count Anywhere, Battle Royale, Hell in a Cell, Tables, Extreme Rules. 6 Man, Tornado Tag, Elimination Chamber, Ladder Triple Tag. Ladder Triple Tag. Ah, 3 contro 3. Ladder. Hell in a Cell Tag, Tables Tag, TLC Tag, TLC Triple Tag. Dubito che sia Table Michele Triple Pio. Tag, Hell in a Cell Triple Tag. Sì, ho 43 anni adesso. Ladder Tag, Battle Royale. Vabbè,
è tornato attivo. Appunto. Forse qua ne hanno messi alcuni, però. I tag, ha messo tanti tag. Handicap, 1 contro 2, 1 contro 2 tornato, 1 contro 3, 1 e 2 contro 3. Hanno aggiunto un falò costante. Quelle scintille lì che... 8 man, 4 way tornado tag, ladder tag, battle royale, ladder 4 way tag, ladder tag team. Il ladder triple tag c'era nel 2008, dicono, poi non so se è vero. 5 man, ladder, TLC, battle royale, NSL tables e street rules. Triple threat, ladder, TLC, steel cage, full continuum, NSL tables e street rules. Vediamo i match personalizzati. Comunque Michele Pio ha solo messo il follow, eh. È Ponga che si è abbonato e tra l'altro per 2 mesi di fila. Bisogna crearlo come, è come l'anno scorso. Bisogna andare a creare i match. Ci sono le torri? Oh, forse quest'anno non ci sono le torri. Mai fatto una prova. Esatto. Vediamo il roster, amici, che ormai lo sapete tutti. Siamo finalmente pronti al roster. Si parte con... Ma di là c'era, non c'era la cosa roster che vedevi il roster direttamente senza aprirlo da qua? Perché tu vuoi tutte le, sì, le facce, come nelle, come tutti, esatto, gli anni. C'era qualcuno che l'aveva detto, eh? E così, ah, è più bello, così, sì, è più, sì, bello. Certo. Questo è Gran Saltatore. No, è Rey Mysterio. Esatto, Rey Mysterio con un totale di 90, era un fatto bello forte. Che è Rey Mysterio odierno comunque. Poi c'è quello del 96. Ah, ok. Rey Mysterio Junior. 82. 82. Eccola qua, Rhea Ripley. Mamma mia. 86, Ric Flair. Eccolo qua, Ric Flair 88 c'è nella showcase. Ricochet, Riddle 85, Road Dogg, Jesse James 85, Robert Roode 81, The Rock 93. The Rock c'è sempre. Roderick Strong 80, Roman Reigns 95, Roddy Piper 85, Sami Zayn 80, Samoa Joe 86, Santos Escobar 81, Sasha Banks 88, Scott Hall 87, odierno. Scott Hall NW bellissimo 90, che è quello appunto nel quello, pacchetto quello che vedete. Seth Rollins 91, Shane McMahon 79, Shayna Baszler 84, una foto più bella non c'era, Sheamus 85, Shelton Benjamin 81. Quanto 81, tempo che non c'era 81 Shelton sono Benjamin? Gli anni di Shelton Benjamin, pensate un po'. Shotzi, quella con i capelli verdi, è vero, conosciuta così, quella. 77, Slapjack 71, Sonya Deville 79, Stephanie McMahon 77. Sì, caro Antonio Sannino, abbiamo speso soldi per questo flop. Stone Cold Steve Austin 92, Six 88, T-Bar 76, Tamina 75, Teddy Biaz 85, Tegan Nox 79, The Demon Finn Balor 90. Antonio, fa gli auguri a Pepino al suo compleanno. Grazie. Timothy Teacher 80, scusate. Thatcher. Ma questo non lo conoscevo. Il figlio di Margaret. Titus Wagner. Anche un nipote, credo, perché 76, bello scarso Titus, eh. Tommaso Ciampa 84, Tony Storm 80. C'era anche nel 19 Shelton Benjamin. Ah, ok. Bene. Trent 7 77, Triple H odierno 91, Trish Stratus 88, Tucker 71, Tyler Bate 82, Tyler Breeze, c'è ancora questo cazzo, 77, Ultimate Warrior 88, The Undertaker, e qua vediamo
quella la saga degli Undertaker. The Undertaker 90, The Undertaker 02. Bellissimo. Orco porco, proprio gli Undertaker. Pensavo che era la moto. Si sta spoilerando tutti, cazzo. The Undertaker 02 92, Bugger. The Undertaker 95 88, The Undertaker 98 93, Dark of Darkness, The Undertaker WrestleMania 36. 5 Taker ci sono. Ma soprattutto lo zio Walter 86. Dai, agro dello zio. Che non c'è più, o sbaglio? C'è... Ha cambiato nome, però. Sì, non ha cambiato nome. Ha cambiato nome. Ma soprattutto, signori, primo colpo di scena della serata c'è William Regal, che ha debuttato in All Elite Wrestling nel pay-per-view Revolution. William Regal non odierno, però non c'è l'anno. Perché non questo non l'anno. È odierno. Vabbè, non è odierno questo. Ah, no, ho capito, non c'è l'anno. Non sì, c'è visto, l'anno. Ok. Abraham. Abbiamo visto. X-Pac 85. Pac. Xavier Woods 86. AJ Styles 91. Akira Tozawa, che c'è ancora, 75. Ancora. Alexa Bliss 84. Alexander Wolf 77. Andre the Giant 88, sempre quello. Angel Garza 79. Angel True è questo. Angelo True Dawkins 80. Apollo Crews 81. Apollo! C'è Apollo nigeriano. Esatto, cazzo. Io avrei speso i miei soldi per avere Apollo. Sì, Regan in All Elite, ragazzo mio. Ti sei perso il pay per view stasera, allora. Aria Daivari 70. Daivari. Asuka 90, Austin Theory 80. Ah, no, non è lui, eh. Bailey 88. Chi è? Ma questo qua non è lui, dai, ma Austin Theory è quello che è il socio di tuo fratello. Qua non è per niente tuo fratello. E non ha la barba. No, mamma, non è uguale. Becky Lynch 92, Beth Phoenix 87, Bianca Valero 87, Vince Bossman 81. Big E 87, male Big E. Angelo Trockins. Bella, Angelo Trockins, bellissimo. Billy Kay 77, che è Billy Kay, o sbaglio. Esatto, no, Salmi, che cazzo, registriamo lo showcase, andiamo a casa dopo. Registriamo domani. Bobby Lashley, grande successo con un 91. Il King Booker T 88. Braun Strowman 90, e c'è Braun Strowman, e c'è Bret the Hitman Hart 91, Brian Kendrick 74, Brock Lesnar 94. Un punto in meno di Roman Reigns, quindi il migliore è Roman. Possente. Cameron Grimes. Mamma mia. 79. Candice LeRae 77. Carmella 79. Grande Carmella. Cedric Alexander 76. Ma 84, male. È per male, quello male, che è andato via. Perché ha visto che aveva l'overall di 84 e non ha voluto. Dai. Che poi avrà fatto lui tutte le scene, quelle del Capture. Che cattura le mosse. Capture. Cattura le mosse. Va bene. Il Shorty G, detto anche Chad Gable 76. Charlotte Flair 90, mamma mia quanto è forte. China 87, Dakota Kai 79, Damian Priest 84, Dana Brooke 74, Danny Burch 77. Sembra un po' Undertaker pelato. Dexter Lumis 79, ma questo è quello che è andato in NXT UK, questi. Ah. Dice poteva mancare quello qua. Ci sarà nello showcase di Rey Mysterio, chiaramente. Esatto. Don Ziggler 82, più basso ancora di Cesaro. Non era altissimo. Drew Gulag 79. Drew McIntyre 91, giusto. Edge 91, anche Edge. Elias 75. Elias. Scarsissimo, ragazzi. Ember Moon 81. Cioè, è più forte Ember Moon. Mi rendo conto che qua c'è gente a casissimo proprio. Eric Bischoff 69. Che è il suo numero proprio. Cioè, vabbè.
Eric 80, Farouk. C'è sempre lui. Che non è Cassar. No, no, non c'entra niente. Fabian Harker. Questo è italiano, Peppino, eh? Pensa un po'. Bene. È alto a Tesino. 80. È alto quanto? A Tesino. Ah, Fandango. No. 77. Ma c'è ancora lui? Finn Balor 87. Goldberg 88. Solo 88. Goldberg odierno. Non va bene Goldberg qui. Il Goat Ken Shamrock. E qua manca, mi sa. Gran Metallic 79. Happy Corbin 81. Hollywood Hogan 93. Bello forte, eh. Hulk Hogan 91. Hogan abbiamo. Umberto Carrillo 77. Ma non Umberto Cannone. Yoshirai 82. Ma Yoshirai a vincere un titolo? Non lo so. Questo è quello. Chi è questo? Isaiah. No, mi confondo con qualcuno. Switch, 80 switch, comunque switch. Non è neanche così scarso. Ivar 81. Jake the Snake Roberts. Che strano però che c'è qua. Dubito anche che sia nello showcase, però. Jeff Hardy 85. Jerry the King Lawler 86. Jey Uso 85. Jim the Heavy. Handle Naira 86. È il papà di Natalia. Jimmy Uso 85. Jinder Mahal 77. Scarsissimo. Con la sciarpa lui. Questo era campione. Guarda come scarso 77. Pazzesco. Joaquin Wild. Ecco quello lì. 79. Joaquin. Attenzione John Cena. 92. Ah, solo terzo, John Cena. 92. Questa John Cena. Speciale classifica. John Morrison 80. È andato che lui. Johnny Gargano 82. Bel roster del cazzo, devo dire. Devlin 79. Calisto 74. Kane vedi che c'è. 82. Karrion Kross 84. Kay Lee Rai 81. Chi è questo? Okay, l'abbiamo visto stasera, eh? 80. Scarso, cazzo. Per quello che sono andato. Merita molto di più. Kevin Nash 88. Kevin Nash 3 quest'anno. NWO 90. Kevin Owens 85. King Nakamura 88. Ah, pure King Nakamura. Kofi Kingston 88. Kushida 79. Kyle O'Reilly, che abbiamo visto in All Elite stasera, dalla paura. 81. Lacey Evans, la signora, 81 anche lei. Che Lana. Un pezzo. Lana 71. Lince Dorado 75. Liv Morgan 77. Questo chi è? Mace 76. Macho Man Randy Savage 88. Mandy Rose 80. Monsur 80. Questo chi è? Marcel. Ma io non li so pronunciare, questi non li conosco. Okay. Maryse 79. Mia Him 79. Mickey James 81. The Miz 86. Montez Ford. È sbagliato, dovrebbe essere 92. È sbagliato. Esatto. E attenzione, c'è anche lui. Ma proprio così, lotta così. Vestito in giacca e cravatta, lotta. 76 per Mr. McMahon. Murphy, che anche lui è in All Elite. Edgy. 77. Mustafa Ali 77. MVP, ragazzi. Incredibile. Lottatore, chissà se ci sarà anche come manager. Naomi 79, Natalia 84, Nia Jax 82, Nikki Ash 82, Honey Lorcan 76, Otis 77, Papa Luce Shango, Papa Shango 79, Pete Dunne 81, Peyton Royce 79, R-Truth 77, Randy Orton 88, Raquel Gonzalez 81, Raul Mendoza 79. Wow. Razor Ramon 84. Razor Ramon è già il secondo. C'è quello Scott Hall nella NWO e poi c'è questo. Terzo. Chi è questo? Chi è questa? Arconing. Quindi li avremo, li abbiamo visti tutti, ma giustamente
mi fanno notare, Salmi mi fa notare, ovviamente mancano tutti quelli sbloccabili nello showcase. Ah, beh, allora. Ok, ci possono mettere anche due e tre manager. Addirittura. Vediamo chi abbiamo. Ah, ovviamente ci sono... Puoi scegliere i wrestler, ma puoi scegliere anche... i manager chi sono? Queste qui sono le superstar scaricate di Bischoff, che li abbiamo appena visti. Non c'è la categoria manager? Sì, no, ma infatti... Ero qua. Bobby the Brain Heenan, Mr. McMahon, tra parentesi manager. Che è uguale a Mr. McMahon lottatore. Esatto, si sono sforzati. Paul Heyman, Scarlett, Stephanie McMahon, Triple H 13. Male quei manager. Guardate le arene, dicono. Quei manager male. È l'emozione di questo bellissimo gioco nuovo. Allora, io avrei una domanda per gli amici a casa. Ecco. A voi piacerebbe vedere due di noi contro uno solo? No. O tutti noi contro il computer? Sì, lo so, Andrea, che è uno contro uno la GM, però noi siamo in tre, quindi o facciamo due contro uno o facciamo tutti noi contro il computer. Questo è il mio GM innanzitutto, dovrai scegliere che tipo di GM essere per assicurarti che il tuo brand faccia il salto di qualità. Ogni GM ha una propria carta potenziamento speciale. Le carte potenziamento sono strumenti potenti che puoi usare per ottenere vantaggi durante la stagione. O se no guardiamolo solo e basta, dai. Ma scusa, superstar personalizzate cosa vuol dire? Che la non posso tu? Andare però. Tra l'altro. Non posso andare. Tra l'altro William Regal con lo stesso vestito con cui ha debuttato in Europa. Ah, solo quel ha vestito. Solo un vestito. La prima leggenda che ingaggerai questa settimana sarà gratuita. Bello. Perché ciascun GM e brand ha accesso a una carta potenziamento unica. Scegli William Regal per cominciare con questa carta potenziamento esclusiva. Ok, quindi William Regal ti permette di ingaggiare una superstar gratuita per una settimana. Non la paghi per la prima settimana. Scegli il tuo brand. Analogamente la GM ha anche il brand che sceglierà ti offrirà una carta potenziamento esclusiva. Crea una combinazione che... porterà il tuo brand a vittoria. E qua sì, caricheremo, da dire, caricheremo il video su YouTube a ben donde, perché manca uno dei brand più importanti, il brand che vinse la prima edizione della GM Mod. Ma ragazzi, c'è il brand che vinse la seconda edizione. Ma chi se ne frega, cioè uno dei brand più, quello che era, c'è anche, c'è anche quello che non l'ha mai vinta. Ma allora, e ne mai la vincerà. Abbiamo SmackDown, Raw, NXT e NXT UK. Hanno tolto i CW solo perché sapevano che se c'era avrebbe vinto ancora anche quest'anno. Cioè, pensate un po', Raw ha questa carta, adesso non so quante volte la potrà utilizzare, ma tre superstar a caso del brand rivale non potranno combattere la prossima settimana. Non utilizzabile la settimana prima di un pay-per-view. Ma... tipo di avversario, intelligenza artificiale, umano. Deficienza artificiale. Dobbiamo fare umano. Umaga. GM rivale. Mettiamo Shane, per esempio. Hai messo Stefani. Sì. Va bene. Brand SmackDown. Metto Shane perché sappiamo come è andata la Royal Rumble, quindi porta fortuna. Durata 15-25-50. Settimane. Composizione draft. Non per il draft, usa personalizzata per comporre un draft unico con superstar vere e create da te.
Ah, ok, quindi si possono inserire anche quelle appunto create, se andiamo a mettere personalizzata. Posizione di draft manuale automatica, facciamo manuale intanto, giusto per vedere. Devo fare indietro? Ah no, dovevo fare, vaffanculo, devo fare inizia. Però non ho fatto automatica. Ah, secondo me tu hai sbagliato, perché hai fatto tipo di avversario umano. Dovevi fare IA se fai noi contro il computer. Sì, lo so, ma era solo per vedere. Capito, ma non andrà se... Sì, ma ragazzi, ma questo poi non è l'ufficialità, è solo per guardarlo. Poi lo facciamo giusto. Pensate che sono talmente deficiente che io parlo come se questo fosse un microfono. Ma veramente? Sta mandando vocali a tutti, ragazzi. No, dai, resistete ancora 10 minuti, guardiamo un match, poi chiudiamo anche noi. Beh, comunque sì, sto facendo caso, Quindi gustano meno poi. Peppi, indovinello per te, cosa stende il bucato? Ce l'avevo sulla punta della lingua. Ah, beh, l'automatico è così. Non devi schiacciare il bottone. Vaffanculo, pensavo che saltava il cartone. Il pugile. Vabbè. Io pensavo a un altro. No, bucato. Sto dicendo io. Ah, ok. Quindi, comunque, per chi diceva. Quindi, chi è che sta... non lo so. Ah, non l'ha detto. Per chi diceva che era solamente una demo, quella che avevamo visto noi settimana scorsa, due settimane fa. È così. Adesso. Invece è inconfutabile che una demo non è. Si sta dimostrando che una demo non era. Perché Raw is Masters. Non è quello che ha detto lui, Però vabbè. Qua intanto continua a spendere, comprare. Gli 800 slot di salvataggio a cosa servono? Sì, no, infatti ho visto anch'io, ma che cazzo. Comunque sapete che okay. Mi sembra una gran draft merdata. Completato. Che gran bel roster, tra l'altro. Veramente eccezionale. Veramente. E vediamo quello di Raw invece. L'overdose. Che continua a comprare. Io pensavo a quello di Bucato. SmackDown contro NXT. Belli. Mi viene già da piangere. Come direbbe io? Lo giuro. Lo giuro che mi viene già da piangere. Ho sonno anch'io, Domenico, veramente. Stasera una grande serata, lo show di Navarro, continuiamo con i problemi, va bene. Sono arrivato da ragazzi. È una demo Morselli. No, bella questa, bella. È una? Bart Ramonagan, bravo. Questa? È una demo Morselli. Questa è bellissima, la metto in repertorio, è come nei pay per view quando guardiamo che è un pay per view eccelso. Questa è bellissima, bravo. Però forse demo Morselli, io lo conosco. Due cinture, ragazzi, quelle di coppia non ci stanno. Meno male che dopo, quando chiudiamo qua, si festeggia veramente. Butti! Dai, ammettilo, di la verità, che fa cagare. Dai, andiamo a dormire contenti. E si conferma uno contro uno e tag team. Gaetano. Possiamo uscire e chiudere questa bella modalità. E non aprirla mai più, no, forse. No, la apriremo, la faremo, ci proveremo, ci giocheremo. Ma cos'è armi? Le armi? Vedi? Cos'è un ombrello quello lì? Una mazza da baseball? O un ombrellone? Una stengo? Stengo. Io non so lo stop. Lo stop cos'è? Non lo so. E voi vi lamentate di due cinture, allora cosa doveva dire ICW che ne aveva una? Bravissimo! Hai vinto l'Xbox che ti arriverà entro 3 giorni, te la mando io quella lì. Pubblico da remoto. È questo? Il Thunderdome? Sì. Pubblico da remoto? Sì. Arbitro? Sempre quello anche l'arbitro comunque. Arbitro vecchio. Dove arbitro vecchio? Arbitro vecchio stile 2. Ah, arbitro vecchio.
Allora, siamo pronti, prima di chiudere vediamo formalmente un match, vediamo. E poi qua arrivano le donnine e quindi andiamo a spegnere tutto. Scott Hall NWO contro Undertaker WrestleMania 36. Ah, c'è proprio... Cazzo, però questo è bello, ci sono immagini vere nel Thunderdome. L'unica cosa bella di un gioco ridicolo. È ridicolo! Beh, Hall... Sì. Dicono che effettivamente c'è proprio il Thunderdome, l'arena. Sì, ho letto. Però vabbè. Pubblico da remoto con Taker Biker, è stupendo. Bella. Raga, opinione finale su questa, asterischi. Immagino che tu abbia detto qualcosa che si deve asteriscare. Confermo che è un asterisco. Ma non ho mai avuto dubbi. Adesso aspetto le recensioni delle testate. Sto urlando tanto tu. Sto urlando tanto. Sì. Perché? Allora c'è l'audio molto alto nelle mie orecchie. Non ho le cuffie, quindi. Eccolo, ragazzi, guardatelo che arriva. Però ero curioso di vedere i capelli come erano fatti, ma hai preso due con i capelli... Oddio, vabbè, guarda, oddio, sfidano già la fisica i capelli. Sta andando in moto. Sì, ma hai preso Scott Hall che li ha corti. Questo che c'ha il codino, volevo vedere uno con i capelli un po' più... Pensate che abbiamo un amico su Twitch che abbiamo si chiama... un amico. Che si chiama Sacco di Letame, che scrive che merda. Ci sta. Vabbè, ma non ci vuole molto mettere la gente vera nel Thunderdome. Il problema di questo gioco non è la gente nel Thunderdome. Graficamente però... bene. Sì, però non abbiamo visto nei capelli... C'è il titolo in palio? Non abbiamo neanche visto la fisica delle cinture. Ma tanto sappiamo che sono pessime, quindi... Ah no, però c'è i capelli lunghi, scotone. E sono male. Fatti male. Non mi entusiasmano, diciamo così. E poi, ripeto, come abbiamo detto in quello speciale, devo ancora abituarmi a questa inquadratura. Forse è un po' troppo vicina, no? Non abbiamo guardato i team. E non la porta in vita lui. Poleman ha l'espressione corrucciata di uno che si sta asterischi addosso. Ecco, beh, però è appoggiata, però è appoggiata, non vola. Non è che vuol dire la porta indietro. Sì. No, io pensavo l'avesse il davanti dietro. No, dai, ci sta. Beh, Dio. Dio, mixata nei capelli è poi. Po' rigida, eh. Dio. Guardate i capelli. No, beh, dai, adesso ragazzi, non possiamo. Con penetrazione poligonale dei capelli nella cintura. Ma sono pur sempre capelli. Però lì sulla spalla è contro. Sulla spalla, ma guarda come va giù rigida dopo, Dovrebbe essere attaccata al sedere. L'ha lavata con l'acqua e il sale, si è asciugata dritta. Acqua e sale. Perché? Mi fai bere. Questa è la prima cosa che è venuta in mente. Allora, per vedere i team, bisogna andare. Non ci sono. Nel roster. Modifica team. Ah, da lì qua. Alpha Academy con Otis e il Shorty G. Poi abbiamo il Brisango, ragazzi. Ancora ci sono. Brisango. The Brothers of Destruction. Carrillo e Garza.
Ciampa e Thatcher. Thatcher. Dakota Kai e Raquel Gonzalez. Dana Brooke e Mandy Rose. The Dirty Dogs. Non sapevo si chiamassero così questi. Heart Foundation. The Hurt Business. Ma manca. Ma MVP non sta bene comunque. Beh, ultimamente. ma non manca Shelton Benjamin e Cedric. Beh, ma team puoi farne solo due. Ah, ok. The Iconics. Beh, però qua ce ne sono quattro. Nell'Imperium. Sarebbe schifo a mettergli il nome nuovo a Walter. Il legato del fantasma. Lucha House Party. The Miz e John Morrison. Mustache Mountain. Naomi e Lana. The New Day. Senza Big E, giustamente. Giustamente, ciao. Bellissimo. New World Order. Con Bischoff giovane, bellissimo. Jack e Sonya Deville. Jack, ragazzi, è diventato anche Naya adesso. Naya Sonya Deville. Ma l'avevamo vista prima nel roster. Naya Jax, non ci fate neanche caso. Comunque credo un po' che non c'è. Eppure nel gioco c'è. Oney Lorcan e Danny Burch. The Outsiders. Retribution. Rhea Ripley e Nikki Ash. RK Bro. Cozzi e Knox. The Street Profit. Sì, yeah. Tamina e Natalia. The Usos. The Viking Riders. E The Way. Ma se fai RB, Misty, ecco. Ma chi ha inventato questi? Cioè, questi qua? Chi l'ha inventato di mettere Bobby Lashley con Mickey James? E Misty? Vabbè, questi sono un sposati. Senso. Questo non lo so. Phenomenal Flair. Benvenuto Alessandrino. The Miz e Maryse, ok, e Team Pause. Vabbè, ecco, questi erano in team, siete soddisfatti. Ma l'unica pecca, secondo me, che manca qua è divisione tag team eccelsa. E qua non la dico perché ormai è arrivata anche quella di Dimo Murselli. Allora, qua la gestione dei titoli. No, sono contento che l'avete citato. I titoli, ragazzi. Il 24-7 WCW Championship, WCW World Heavyweight World Championship. Perché WCW e ECW? Vabbè, sono fuso, cazzo. ECW World Tag Team, ECW World Television, Hardcore Championship, Left Right Championship. Left Right? Sì, ho capito, ma che titolo è. NXT Cruiser, NXT Championship, NXT Championship. Million Dollar Championship, NXT North American Championship, NXT Tag Team Championship, NXT UK, Women's, NXT Women's, NXT United Kingdom, dello zio Walter, NXT UK Women's, NXT Women's Tag Team, Raw Women's, SmackDown Women's, Up Down Champions, che è quello di Xavier, del canale YouTube. WC si chiama WCW, ce ne sono una marea comunque di titoli, di titoli veramente tantissimi. C'è lo Smoking Skull, Brahma Bull, comunque inguardabile. Comunque l'art business è divisa da un pezzo e non ci sono più Benjamin e Alexander. Sì, ho capito, ma dato che questo gioco qua è già nel passato, ecco, pensavo fossero insieme e invece li hanno divisi. Comunque a dividerli ci mette un attimo, metterli insieme. WCW comunque si lamentano che non c'è The Fiend, però volevano sapere se nella community c'è già CM Punk. La quanti bei titoli
da non mettere nella GM Mode. Soprattutto se hai l'ICW, sì, che no, non c'è più. Veramente, però, 700.000 titoli e ne puoi mettere solo due nella MyGM. Il titolo, durante il recupero, cioè... il titolo Left Right Left Right è per il canale YouTube The New Day. Vediamo che l'online già funziona bene. 72 minuti di gioco non funziona più l'online. No, beh, siamo collegati col wifi, in più stiamo facendo una live. Download, vediamo. Bar, Buff Bagwell, Sub-Zero. Ma che problemi hanno questi che creano queste cose? Bad Bunny. Mamma mia. Dio. Perché ci sarà un... anche, ma non è eccelso. Se bisogna ridirvelo, Valli. Sono 3, 4, 5, 6, comunque, 7, 8, 9, 10, 11, 12 match. Non so perché dicono tutti il primo match di perderlo, perché partirà una cutscene molto carina. Ma tanto non serve chiederlo. Esatto, non è che perde volontariamente. Esatto. Quindi ragazzi, è stato un vero piacere stare con sì. voi e festeggiare il compleanno di Pepino. In più è uscito anche il gioco. Ma. Esatto, sì, è stato veramente un super appuntamento quello di stasera. Ma la saga dell'Xbox va avanti, naturalmente. La saga dell'Xbox va avanti, vediamo dove arriviamo e se ci saranno abbastanza abbonati verrà estratto il vincitore. Quindi ragazzi, per oggi è tutto, vi ricordo come sempre di lasciare un voto a questo video, iscrivervi al canale sempre se non l'avete ancora fatto. È stato un vero piacere passare con voi la prima ora e mezza del compleanno di Pepino. In più vi ricordo che se vi interessa è uscito il gioco nuovo. Ecco, io vi ringrazio tutti ancora per gli auguri e per questa bella festa con le tettine che non sono qua, eccole qua, che ballano, e vi voglio lasciare con questo mio piccolo cadeau per tutti voi. Estate muoio un po'. Vabbè. Eppure spettacolo. Puoi anche fare niente. Applausi sottofondo.